Eder. Mech. Pallister. L'indagine sulla morte dell'imprenditore Angelo Onorato presenta numerosi elementi complessi e contraddittori. Ecco un'analisi dettagliata dei fatti emersi finora. Contesto e circostanze del ritrovamento. 1. Localizzazione del veicolo. Il SUV di Onorato è stato trovato parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di sorveglianza in una strada con capannoni e aziende. Le telecamere di sorveglianza non hanno ripreso nessun veicolo fermarsi vicino alla vettura di Onorato, né alcun passante a piedi. 2. Condizioni del corpo. Onorato è stato trovato morto all'interno del suo SUV con una fascetta di plastica stretta al collo, seduto al posto di guida con la cintura di sicurezza allacciata. Non ci sono segni di colluttazione all'interno del veicolo. I finestrini erano integri ma uno sportello posteriore era aperto e sulla maniglia interna c'erano tracce di impronte digitali di una persona al momento non identificata. Onorato aveva i mocassini sfilati dai piedi. Sulla camicia è stata trovata una macchia di sangue, che sembra essere fuoriuscita dalla bocca, e la causa della morte è stata identificata come soffocamento. Dichiarazioni e testimonianze. 1. Parente e testimonianza. Un parente ha raccontato che Onorato aveva detto che doveva risolvere una questione con una persona di Capaci, sperando di farlo in maniera bonaria. Questa dichiarazione è stata fatta dopo aver accompagnato il parente dall'aeroporto a un battesimo. 2. Famiglia. La figlia di Onorato, Carolina, ha pubblicamente escluso l'ipotesi del suicidio, sostenendo che il padre è stato ucciso. La famiglia è convinta che Onorato non avrebbe mai abbandonato la sua famiglia in quel modo e ha sottolineato che le circostanze del ritrovamento del corpo indicano un omicidio. 3. Amico avvocato. Un avvocato tributarista, amico della famiglia, ha riferito di aver ricevuto una lettera da Onorato contenente riferimenti a un momento difficile e istruzioni su cosa fare in caso di sua morte. La lettera includeva anche indicazioni su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Indagini in corso. 1. Esame autoptico. La procura ha disposto un esame autoptico per chiarire le cause della morte, che sarà eseguito a breve. Questo esame potrebbe fornire ulteriori dettagli cruciali per determinare se si tratta di un omicidio o di un suicidio. 2. Analisi delle telecamere. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza non mostrano alcun veicolo fermarsi nei pressi del SUV di Onorato, né passanti a piedi. Questo dato potrebbe essere interpretato in vari modi, sia a favore dell'ipotesi del suicidio che di quella dell'omicidio. 3. Telefono cellulare, asterisco asterisco, non è chiaro se Onorato avesse con sé un cellulare al momento della morte, né se questo sia stato rinvenuto e analizzato dalla polizia o dai familiari. Le ultime chiamate fatte o ricevute potrebbero essere fondamentali per ricostruire gli ultimi movimenti e contatti di Onorato. Ipotesi investigative. 1. Omicidio. Motivi. La fascetta di plastica stretta al collo è un modo insolito per suicidarsi e potrebbe indicare un atto di violenza da parte di terzi. Dichiarazioni, della famiglia, la famiglia sostiene con forza che Onorato è stato ucciso. Lettera, all'avvocato, la lettera ricevuta dall'avvocato contiene indicazioni che potrebbero suggerire la presenza di potenziali nemici o persone intenzionate a danneggiarlo. 2. Suicidio. Assenza di segni di colluttazione, non ci sono segni di lotta all'interno del veicolo. Posizione del corpo, Onorato è stato trovato al posto di guida con la cintura di sicurezza allacciata, elemento che potrebbe essere interpretato come un gesto intenzionale di suicidio. Finestrini e mocassini, la presenza dei finestrini integri e dei mocassini sfilati potrebbe indicare una preparazione al gesto estremo. Un drammatico evento ha scosso la comunità di Carignano, un giovane cestista lituano di 26 anni è stato trovato morto sotto un muraglione nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Sebbene si ipotizzi che la tragedia sia avvenuta durante la notte, il corpo senza vita è stato scoperto solo dopo mezzogiorno da una donna che lo ha avvistato sul tetto di un edificio. La serata del giovane era iniziata in modo conviviale, trascorsa in compagnia di amici presso una discoteca in piazza Dante, nel centro di Genova. Il cestista era ospite di un connazionale residente a Sestri Ponente, anch'egli giocatore di pallacanestro in una squadra locale. Proprio questo amico aveva dato l'allarme la sera precedente, preoccupato per la scomparsa del compagno che non era rientrato dopo essere uscito dalla discoteca. La tragica scoperta del corpo è stata poi segnalata in via Frugoni, a Carignano.
Le indagini sono state prontamente avviate dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti per primi sul luogo del ritrovamento. Gli accertamenti proseguiranno sotto la supervisione della sezione investigativa della compagnia di Genova Centro. Un primo passo cruciale sarà l'analisi delle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di ricostruire gli ultimi spostamenti del giovane. Le autorità non escludono nessuna ipotesi. Dal suicidio, nonostante il giovane apparisse sereno la sera precedente, all'incidente, fino all'omicidio. Considerando la possibilità che il cestista possa essere stato vittima di un'aggressione a scopo di rapina. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per accertare le condizioni psicofisiche del giovane e verificare la possibile presenza di sostanze stupefacenti o alcolici nel suo organismo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.